rispondere velocemente a chi mi chiede quale azione possa avere una dieta chetogenica proteica sulla funzionalità tiroidea, ricordo prima cosa sia la funzionalità tiroidea e poi su quello uno può trarre le dovute considerazioni. Allora, la tiroide è una ghiandola endocrina che deriva dall'endoderma, che è il foglietto embrionale primario che insieme all'ectoderma costituisce quei due foglietti embrionali tra i quali poi si svilupperà il mesoderma. E dà la vita alla componente mesenchimatica, che, mesenchimale, che darà origine praticamente a muscoli, articolazioni, ossa, mentre l'ectoderma darà origine a tutti i sensori cutanei, di cui il tatto è il massimo rappresentante, e poi alle strutture, attraverso i neuropori, praticamente la struttura cerebrale. Quindi la nostra massa cerebrale, la nostra pelle, sono strutture neuroectodermiche e ectodermiche. La parte endodermale invece costituisce l'intestino e sulla via endodermale abbiamo una ghiandola tiroidea che praticamente svolge una funzione primaria nel governare una funzione principale. Quale? Quella praticamente dell'aumentare il consumo periferico dell'ossigeno. Questo lo fa attraverso degli ormoni, cioè ormone significa mettere in moto, delle sostanze che lei libera praticamente nel sangue, ecco perché ghiandola endocrina, che vanno a dire a tutte le cellule del nostro organismo di aumentare il consumo periferico dell'ossigeno. E come avviene il consumo periferico dell'ossigeno? Sappiamo che l'ossigeno viene utilizzato a livello mitocondriale per fare che cosa? Per praticamente portare e accettare quegli elettroni e quegli ioni idrogeno, H+, formando acqua, che arrivano dal processo della fosforilazione ossidativa. La fosforilazione ossidativa è quel processo per cui una molecola di ADP, adenosin difosfato, viene trasformata in ATP, adenosin trifosfato, mediante un legame ad alta energia, un legame del fosforo, che praticamente va a costituire quel legame il contenitore di energia, lo stessa energia, ovviamente ancora più alta, che ha il legame covalente degli atomi di carbonio, delle unità carboniose che si scindono della cetilcoenzima, dando vita a quell'altro metabolita che noi eliminiamo col respiro per il 70% alla via polmonare, per il 30% a livello renale con il sistema di scambio dei tamponi del bicarbonato a livello renale. Quindi noi liberiamo anidride carbonica anche a livello renale, mediante il meccanismo dei tamponi, del tampone del bicarbonato, che è l'ultimo che sopravvive vive quando noi stiamo per morire e stiamo ansimando, abbiamo questo respiro superficiale. Una persona che entra in questo stato di solito non sopravvive, grazie, e non sopravvive più di una settimana, ma sopravvive grazie al tampone dei bicarbonati, che è l'ultimo a mollare. Il primo che molla è il tampone dei fosfati a livello ematico. Tornando alla tiroide, noi cosa dobbiamo dire? La tiroide produce questi ormoni, ma quali ormoni? Un ormone principalmente che è la tetraiodotironina. La tetraiodotironina è il T4. Questo T4 è un ormone che se ne va in giro per il sangue e praticamente svolge una scarsa funzione metabolica, se, a meno che non venga attivato. E dove viene attivato il T4? Il T4 viene attivato a livello epatico soprattutto mediante un enzima chiamato disoiodasi che stacca un atomo di iodio e praticamente trasforma il T4 in T3 triiodotironina, che è 10-15 volte, anche 20 volte qualcuno asserisce, più efficace, più attivo del T4 ed è l'ormone tiroideo funzionante, il quale praticamente va ad agire sul consumo periferico dell'ossigeno, dove a livello mitocondriale, nel metabolismo del terminale, dove avviene il metabolismo terminale, il ciclo di Krebs, il ciclo degli acidi tricarbossilici, che rende disponibile gli atomi di idrogeno, gli elettroni, che attraverso praticamente il sistema di trasporto elettronico, la catena cosiddetta respiratoria, va a produrre energia, accumulandola in questi legami ad alta energia, legami del fosforo, formando ATP, che sarà poi l'energia che useranno le cellule del nostro corpo per tutte le loro attività metabolico-chimiche. Se però arriva l'ormone tiroideo,
T3, attivato a livello epatico, questo ormone tiroideo praticamente avrà una funzione disaccoppiante sulla fosforilazione ossidativa. Che vuol dire? La funzione disaccoppiante sulla fosforilazione ossidativa significa che quell'energia che viene liberata dall'elettrone che fa un salto quantico da un livello ad alto contenuto energetico a uno più basso per andarsi a legare poi con l'ossigeno e formare acqua, praticamente quell'energia non viene più accumulata nel legame ad alta energia, qual è praticamente l'ATP, ma viene liberata, dissipata, questo è il termine esatto, dissipata, praticamente in calore. È come quando il motore della vostra macchina, anziché tutta la benzina che brucia, praticamente fa girare le ruote, svolge un lavoro meccanico, una parte di questa energia viene dissipata in una forma minore di energia che è il calore, e noi dobbiamo mettere un sistema di raffreddamento alla nostra macchina per impedire che la macchina vada a fuoco, il motore si bruci, praticamente perché una tantissima parte di questa energia viene dissipata. Il nostro corpo lavora con lo stesso principio, ovviamente in modo più economico, o meglio, il termine esatto, ergonomico. L'ergonomia è la capacità di svolgere il maggior lavoro con il minor dispendio energetico, il più economico possibile. Le nostre macchine, sempre più perfezionate, fanno sempre più chilometri energia meccanica, lavoro, rispetto al consumo, praticamente alla dissipazione in calore, grazie a meccanismi a cicli di Krebs, a motori sempre più perfetti. Le camere di combustione sono l'equivalente dei nostri mitocondri. Bene, come può la dieta chetogenica proteica praticamente disturbare il funzionamento della tiroide? È ovvio che se noi aumentiamo l'apporto praticamente di alcuni nutrienti, aumentando il metabolismo terminale, in teoria noi dovremmo aumentare il consumo periferico dell'ossigeno. Ma questo non è assolutamente vero, perché se noi la stessa cellula epatica, la quale noi vogliamo risponda all'attività dell'ormone tiroideo, e questo lo spiega Barry Searls nella dieta zona, praticamente se la cellula epatica, a cui noi abbiamo mandato un segnale chiamato insulina, un altro ormone prodotto dal pancreas, e gli diciamo un ormone estrogenico, e lo vediamo studiando il metodo della temperatura basale, che tutte le donne dovrebbero conoscere benissimo. E la responsabilità di questa non conoscenza è non solo legata al fatto che talvolta il medico di base sottovaluta l'importanza di questo metodo, ma soprattutto il ginecologo, che viene spesso interpellato dalla donna. Bene, il metodo in produttiva basale, noi sappiamo che lo ha spiegato Banos, il terzo, quarto e quinto giorno del ciclo mestruale, noi possiamo misurare a livello cellulare fuori dal periodo menopausale e premenopausale, cioè prima dei 45 anni, possiamo misurare l'attività tiroidea, misurando il risultato finale che è l'attività termogenica che fa la tiroide. Dopo il quinto giorno, lo spiega Burns benissimo, ha dedicato una vita a questo studio, noi non possiamo più misurare la nostra attività tiroidea. Perché? Perché praticamente l'attività estrogenica fa abbassare la temperatura con un picco massimo al 14° giorno, che è il giorno dell'ovulazione, dopodiché parte un altro ormone, che è l'ormone praticamente il progesterone, il quale fa innalzare la temperatura, e questa temperatura si innalza ulteriormente se la donna resta in stato interessante. Insomma, non ci soffermiamo sul metodo basale, ma questo per dire che cosa? Che l'attività tiroidea in una donna è disturbata da ormoni come gli estrogeni, che sono ormoni non termogenesi ma accumulatori del grasso, che abbassano il metabolismo, abbassano la temperatura corporea, e lo vediamo spiegando il metodo di Barth, come l'insulina, che fa abbassare la temperatura corporea, fa accumulare grasso. E quindi la cellula, se in quel momento sta accumulando il grasso e quindi sta sottraendo al ciclo di Krebs tutto l'acetilcoenzima, e lo sta veicolando verso l'esterno perché sta dando vita alla sintesi degli acidi grassi, formando malonil, da cui poi partirà la sintesi degli acidi grassi e quindi i trigliceridi, eccetera, e l'iperlipemia postprandiale. Quella stessa cellula non potrà utilizzare invece quella energia che gli arriva dalla beta ossidazione degli acidi grassi
in cui, non essendoci l'ossa lacetato, nel fegato, quella cellula, quel mitocondrio, pardon, avrà, e quindi la cellula avendo il suo mitocondrio, ricco di acetilcoenzima, che in parte non utilizzato il ciclo di Krebs, andrà ad essere utilizzato come corpi chetonici, ma l'altra parte è stato utilizzato per dar vita al ciclo di Krebs e darà, e siccome c'è un abbassamento dell'apporto calorico dall'esterno, gli ormoni tiroidei verranno attivati a produrre un maggior consumo del grasso. Non a caso, se io ho un ipertiroidismo, dimagrisco. Se io mi metto nelle condizioni di dimagrire, stimolo la funzione tiroidea. Se io invece mi metto nelle condizioni di mangiare, di aggrassare, io riduco la funzionalità tiroidea. E come dice Barry Sears, si confonde l'ipotiroidismo franco, aumento del valore del TSH, ormone ipofisario, nel sangue, con invece questo ipotiroidismo franco, niente altro è che l'iperinsulinismo o iperinsulinemia.